L'unica genia che si mette a fare un video è il giorno della Domenica delle Palme, cioè oggi è 20 marzo, sono le 12:09, quindi buone palme per quando. Se vedrete questo video dopo, ma sicuramente lo vedrete dopo, ciao a tutti e a tutti, welcome everybody to un nuovissimo video! Buona Domenica delle Palme, però io giro un video che non vedrete oggi, che è la Domenica delle Palme, ma lo vedrete qui là, però io vi faccio le curi lo stesso, ma by the way, chi se ne frega? Oggi torna la rubrica di Alphabet che voi amate tanto come amate me perché noi ci vogliamo tanto bene. Lettera S, ho associato la parola sbaglio. Sbaglio, sbagliare, commettere un errore. Perché ho voluto associare questa parola? Perché voglio parlarvi in breve, in generale, di cosa ci porta a sbagliare e cosa magari ci può portare a commettere un errore. Principalmente le persone sbagliano e commettono degli errori quando non sono sicure di fare quello che realmente vogliono. Quindi se io non sono certa di voler fare una cosa, commetto un errore e lo faccio male. Principalmente la nostra volontà di voler fare qualcosa che non si potrà realmente realizzare ci porta realmente a sbagliare. Cioè nel pensare che qualcosa si può fare sicuramente, noi sbagliamo già nel pensare. Cioè noi vogliamo fare una cosa, però commettiamo l'errore di pensare troppo a quella cosa e sbagliamo, perché non c'è, secondo me, errore più grave del pensare sempre una cosa, pensare che realmente si realizzerà, ma non c'è errore altrettanto grande nel vedere che poi alla fine non si realizza. Quindi il mio consiglio è non pensate a qualcosa che non siete sicuri di voler fare, ma pensate a qualcosa che siete certi di voler fare. Uno sbaglio si può avere anche quando ci si comporta male con qualcuno. Allora uno dice: perché ho fatto questa cosa? Ma dove ho sbagliato? Che cosa ho fatto di male? Perché magari mi sono rapportata in questo modo con questa persona? Dov'è l'errore che ho commesso? Dove sta il mio sbaglio? Uno degli sbagli più gravi che una persona di sesso femminile fa quando conosce un ragazzo è lo stargli addosso. È una cosa che dà tremendamente fastidio e io più vado avanti, più lo noto sempre di più. Non fate questo errore, non state addosso alla gente perché la gente se vi vuole vi cerca ed è sempre così, non c'è scusa che tenga, non c'è niente, vi garantisco che se una persona vi vuole realmente per qualsiasi cosa, vi cerca, vi cercherà sempre. Non state addosso alla gente, me lo devo dire io tante tante tante. Una persona deve sentirsi sempre in condizione di fare quello che vuole, quindi non tartassate la gente né di messaggi né di chiamate né di nient'altro. Non fatelo, questo ve lo devo imporre io perché io sono una che l'ha sempre fatta questa cosa. Quindi no, non c'è sbaglio più grande del tartassare le persone nello stalkerizzarle, nel controllarle, non fatelo. O se lo volete fare, non fatevi scoprire almeno, cioè tenetevelo per voi. Non fate in modo che tutti sappiano questa cosa. Poi un altro errore che si fa è di non dire tutto a tutti, cioè se voi avete un segreto, se voi avete qualcosa di cui parlare con qualcuno, però sapete questa informazione è strettamente personale, non andate a diffondere a tutto il mondo, non fate questo sbaglio, perché le persone si possono dimostrare sia sincere, sia pure, cioè che manterranno il vostro segreto e tutto quanto, ma potranno anche non esserlo, quindi non andate a diffondere niente di quello che realmente siete o di quello che realmente volete, perché, ripeto, non c'è errore più grave nel raccontare qualcosa che poi puntualmente si viene a sapere. E magari tu ti fidavi di quella persona e dicevi: perché è successa questa cosa? E magari non è dipeso neanche da lui, però raccontandola a tanta gente poi alla fine si viene a scoprire. Quindi quando io ho qualcosa da dire, conto sempre le persone alle quali l'ho detta e vedo se superano 10 vuol dire che già ho sbagliato. Cercate di rinchiudere le vostre cose sempre nel minor numero di persone possibili, perché non sapete quanto queste persone siano affidabili dal mantenere o meno un vostro segreto e non sapete quanto queste persone poi riusciranno a tenere la bocca chiusa. Quindi non fate questo sbaglio. Un altro sbaglio che molte persone fanno e pensare con la testa di qualcun altro. Non pensate con la testa di qualcun altro, pensate con la vostra, pensate di fare quello che voi realmente vi sentite di fare. Non pensate che qualcuno vi potrà giudicare male, non pensate che qualcuno vi potrà dire questa cosa non si fa o questa cosa non andava fatta. Pensate con la vostra testa, pensate di fare qualcosa che vi piace, che vi
Non pensate mai con la testa di qualcun altro. Perché non dovete pensare con la testa di qualcun altro? Perché questo vi porta a sbagliare. Perché non pensando con la vostra testa, non pensando a quello che realmente volete, vi porta a sbagliare. Perché se io mi confronto con una persona e mi comporto come vorrebbe l'altra persona, sbaglio. Perché io devo pensare a me, devo pensare a fare quello che io realmente voglio. Un'altra cosa che è sbagliatissima è aspettare in eterno che accada qualcosa. No. Se voi volete che qualcosa accada, trovate lo stimolo per farlo, non aspettate che accada. Volete uscire con qualcuno? Invitatelo, per forza. Se vi dice no, ok, vi mettete l'anima in pace, ma non aspettate che lo faccia qualcun altro, perché non è detto che l'altra persona dall'altra parte aspetti realmente questa cosa. Quindi non aspettate, non sbagliate in questo senso. Oppure, volete migliorare qualcosa? Fatelo subito, non aspettate. Il procrastinare le cose, come direbbe Serena Macialatte, ciao Serena, il procrastinare le cose non è sempre consigliabile perché vi porta ad aspettare qualcosa che non realmente accadrà. Non procrastinate le cose da fare, non cercate una via di fuga, fatela adesso, subito, nel momento in cui vi sentite di farla. Non pensate sempre tanto alle conseguenze, ma pensate più che altro ad agire, a fare qualcosa che serve a voi e a stare bene con voi stessi. Non pensate sempre a sbagliare, appunto, perché più pensate agli sbagli, più evitate di farle le cose, ma non pensate solo a quali errori si possono commettere, a quanto potete sbagliare, perché anche quello è uno sbaglio, anche pensare agli errori è realmente uno sbaglio, anche pensare a quello che potrebbe succedere è uno sbaglio. Non fatevi troppi problemi, non pensate a tante cose, agite e basta. Questo è uno dei motivi chiave per cui la maggior parte della gente sbaglia nella vita, è perché pensa troppo alle conseguenze, perché pensa troppo a quello che potrebbe accadere. Comunque, ragazze e ragazzi, il mio video è finito. Spero che avete più o meno colto l'essenza di quello che io voglio comunicarvi, perché quei video di Alphabet sono un po' complicati da costruire, perché devo partire da un'idea generale ed estrapolarne un concetto che alle volte è abbastanza astratto. Quindi trasformarlo in qualcosa di concreto e di diretto mi risulta molto molto complesso. Quindi se questi video vi piacciono, come sempre fatemelo sapere grazie a un bellissimo like che mi lascerete, ovviamente, perché voi mi volete tanto bene. Iscrivetevi, mi raccomando, condividete il video su tutti i vostri social perché questa rubrica cresce sempre di più e ogni volta mi fa piacere affrontare nuove tematiche che possono essere serie o possono essere futili. Se il video vi è piaciuto, ripeto, mettete un like, condividetelo, mi sento Fabio J, ciao Lorenzo, condividetelo su tutti i vostri social, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Questo ciuffo rosso bellissimo che sta diventando arancione, però era rosso, e all'altro video ve ne accorgerete.